Tauro, il cervelletto. Gemelli, polmoni, le braccia. Però i segni decanali qui, qui c'è Orione corrisponde col talamo, il talamo. In Scorpione, qui è il sistema generativo, qui c'è un decano, qui si chiama Ofiuco. Questo qui è la parte più bassa del torso. Sì. Del torso. Dorso. No. Dorso. Tronco. E Orion sta nel mezzo della testa. Proprio i due stanno uno sotto, uno sopra. Ophiuchus e Orion. Da Ophiuchus si parte l'energia, perché Ophiuco vuol dire quello che porta i serpenti. Quali serpenti? La Kundalini. Ed è sempre lì, e quando lui porta l'olio, lo riporta ad Orion, il talamo. Quando quell'olio infine tocca il talamo, si ha l'ascensione. Però vediamo come succede questo, in che senso possiamo ascendere. C'è nel libro questa cosa? Sì, sì, spero che si ha in italiano, in inglese? No, sì. Vabbè, in inglese. Do i titoli, poi. Ah. Questo libro è stato scritto anche in italiano? Cioè è stato tradotto in italiano? Questo qui? Ah. Questo no. No. Questo è di Johan Oldenkamp, olandese, che insomma, questo è sincretismo. Tutti i grafici che ho io, più o meno li ha lui. Ma tu scrivi quando li scrivi? Ho cominciato. Stanno già aspettando. Cosa fai? Una pagina in italiano e l'altra in inglese? Allora, questi sono i 10 anelli concentrici che dall'Empyrium, lo metto qui in inglese, poi così qualcuno mi aiuta. Si vede? Stenti, no? Allora, Empir, questo si trova in parole come purgatorio, purga, puro, fuoco, pirro, maniaco. Pir vuol dire fuoco. Questo Pirani. Pirani. Esatto. Quindi Empyrium è il nostro domicilio originale. Discendiamo da questa, da qui. E poi c'è il primum mobile, l'oceano cristallino, il cielo delle stelle fisse, e poi ci sono i sette. Saturno, Giove, in quest'ordine. Saturno, perché lui è il più piano, ci mette 30 anni a fare un giro, la Luna 30 giorni. Mi correggo. 29.49 giorni, anni, 24.49 giorni. Questa, la Luna. Allora, facciamo così. Saturno, 29.49 anni, un'orbita. Luna, 29.49 giorni. Ah, scusa. Quindi, lei è la prima dea del primo cielo, che guarda il primo cielo. Le anime, questa è terra, come dice Plato, discendiamo dalla Via Lattea, le anime, e scendono e si attraiono agli anelli di Saturno, la materia, perché lui, Saturno, è Cronus, cronologia,
tempo, ecco perché abbiamo templi, o dovunque va, si vada, si trova un tempio, tempio vuol dire statuto, tempo, quindi lui è il boss, lui è Lord of the Rings, perché lui ha anelli e lui è Lord di tutti gli anelli, lui è il boss, quindi Saturno, Satana, chiamiamolo come Set, Giuseppe, ecco perché si dice che Gesù era figlio di Giuseppe e Maria, Saturno, Giuseppe vuol dire Saturno, padre Seppe, Sette, e Maria, Rea, è la moglie di Saturno, quindi certo che Gesù è figlio di Saturno, o di Giuseppe. Poi quello lo facciamo, lo chiarisco un po' più. Allora, questi sono i sette cieli della materia. Qui queste sono condizioni. Man mano che l'anima prende questo peso di condizioni sulla consapevolezza e arriva all'ottava sfera e riceve un corpo degli stessi elementi, cioè vibrazioni della terra e la consapevolezza della terra, l'anima cerca poi, quando avrà fatto il suo, è soddisfatto del ballo della materia, si ricorda chi è, che è sovrano, re, ed ha cause spirituali non fisiche, ecco perché Darwin è partito da una base, una fondamenta proprio sbagliatissima, perché parte da qui, dal cervello sinistro, a pensare, come dice Walter Russell, con i sensi. Oh, sarà un elefante, così fanno, vanno aggroppando nel buio, dice Walter Russell, perché fidano nei sensi, partono da questa parte invece di accettare, riconoscere, ricordare che i semi di tutto ciò che è visibile in questa terra illusoria di Satana è una vibrazione e sempre ritorna lì, quindi l'evoluzione parte da qui, non da qui, da una zuppa di poi qualcosa salta da un mare e diventa e sviluppa, partendo dagli effetti si arriva a conclusioni sempre erratissime. Andiamo avanti, qui c'è Virgilio del primo secolo, anzi no, prima, no? Ai tempi di Giulio Cesare, scrisse nell'Eneide che all'inizio lo spirito cibò tutto dal di dentro, tutto, il cielo, la terra, le acque livelle, lo sfera splendente della luna, la stella di Titano. Titano, il sole, era la mente che ha messo in mozione tutta la materia. Quindi qui si rivelano tante cose preziosissime, che la mente, l'universo è mente, che è la mente che crea tutto questo che si vede, la materia in mozione. Matter in motion. Lo leggo in inglese, quindi. It was mind that set all this matter in motion. Ok? Era la mente che ha messo in mozione tutta questa materia. In movimento. Grazie. Infuso tra tutti gli arti, mischiato con quel grande corpo, e dall'unione venne fuori tutte le famiglie dell'uomo e degli animali, tutte le cose viventi, dell'aria, le strane creature nate sotto il marmo superficie del mare. La forza vivente da dentro era di fuoco e i semi hanno la loro fonte
nei cieli. Ecco che quasi ripete parola per parola quello che dice Walter Russell, che dice tutto ciò vengono da semi nel centro del sole e sono proiettati da questa causa magnetica in un mondo elettrico. Quindi i nostri corpi sono fatti prodotti da elettricità. Quindi le sostanze che mettiamo dentro del corpo devono vibrare di elettricità. Questi cibi molto lavorati, molto processati, non vanno bene. Li tolgono la vita, la vibrazione, cucinando biscotti, che vuol dire due volte cotti, non uno basta, un biscotto, ma ammazziamo sto cibo, togliamo la luce, friggiamo. Purtroppo il problema che abbiamo è che desideriamo roba che ci nutre, abbiamo questa mentalità, questo va cambiato. Comunque qui c'è l'albero cabalistico, qui c'è l'etero, Keter, e qui c'è Malkut. Sono 7 i livelli, sono 10 i Sefirot. Qui, nel mezzo qui, c'è uno falso, pure si chiama pseudo Sefirot, perché non c'è, non esiste veramente, però è implicato. Implicito. Implicito, giusto. È implicito che sia qui. Questo si chiama Da'at, oppure in greco Gnosis. Ricordiamo quella conoscenza diretta di cui abbiamo parlato? Gnosis si ha qui. Questa è la porta, questa è una porta di conoscenza, Da'at, conoscenza profonda, per ricevere intendimento, sapienza e ritornare alla causa non condizionata. Questi sono i cammini che uno fa per costruire il suo tempio di Salomone. Questo è il tempio di Salomone. Questa è la rivelazione, parla di una bestia di 7 teste e 12 corna. Scusa, 10 corna. 7 teste, 10 corna. E questa è la bestia. È sempre, è tutto. Perché l'uomo è la misura di ogni cosa. Ecco qui Gesù Cristo nascosto dietro questo albero, l'albero che Dio piantò nel giardino di Eden. Ecco che la nostra, l'Empyrion qui, terra qui, è la discesa, reami preangelici, reami angelici, spirituali, mentali, astrali, eterici, minerali, vegetali, animali, umani, la mano, ritornando illuminati, anima. L'anima illuminata ritorna nei reami eterici, astrali, mentali, spirituali, angelici, preangelici, Dio, luce magnetica, onniscienza, il nostro diritto. Ecco perché se portiamo un nome è una negazione di questa divinità e diritto che abbiamo di essere re sacerdote oppure re sovrano e spirituale, perché questo è la parola in latino per nome. Nome, 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 nome. In spagnolo, nombre, però l'uomo in spagnolo, ombre. Quindi questa N che assomiglia alle onde del mare, perché deriva dalla ieroglifici egiziani, egiziani, N, è la lettera proprio non plus ultra del negativismo. Negare, no, negazione, niente, nessuno, nulla, nega. Quindi questa è una negazione, ecco perché quando fanno loro, ricordiamo questo, quando loro fanno asking,
le domande vogliono prima che una negazione della divinità, della nostra sovranità, con un nome, perché questo nome non appartiene a noi, non appartiene a loro, ed è proprio fuori legge usarlo, è frode, proprio frode. Quindi, perché è un nome registrato con un ente che noi non abbiamo diritto di usare. Quindi ecco perché fanno la domanda prima, agiscono da re, fanno da re, loro chiedono la nostra negazione, perché non possono contrattare con Dio, devono contrattare con la ficzione. Se noi gli diamo il diritto di usarlo, sì, io mi chiamo Santo Bonacci, sì, quella è la licenza. Licenza che vuol dire? No, voi dite patente, no? Noi licenza. License. Dal latino licere, cioè vivere proprio bene. Licentious, una persona che prende delle libertà, s'abbuffa un po', s'ubriaca un po', tutto, oh, bella vita, materiale. Sì, licenzioso, ecco, ah, ce l'hai la licenza, yeah, proprio così, è proprio così. Così fanno con questa lingua, legalese, perché non si parla inglese nei paesi inglesi, si parla legalese. E questo è un trucco dall'organizzazione che si chiama BAR, British Accredited Registry. Poi questo lo facciamo nella sovranità, ok? Lo approfondiamo un po'. Però questo dietro, RAB, che vuol dire figli di rabbi, per esempio. Rabbinim, binim vuol dire figli, plurale, di rabbi. Rabbi, questi sono rabbi perché solo il prete ti può mandare all'ergastolo, l'ergastolo, solo il prete. Ecco perché quando entri in corte, entri nel corte basso, poi vanno via e ritornano e ti entrano in un altro corte più superiore, però il terzo, questa è legge talmudica, talmudica. Che solo il Ba, i rabbi, i figli di Ra, usano. Solo loro. E qui, in questa corte qui, ti possono mandare alla morte. Qui no. Questa giurisdizione è differente. Questo è civile, primi corti di procedura, poi qui si va al marittimo, si va al mare. E questo è più pericoloso. Questo ti mandano in galera per tutta la vita, però solo il prete, il rabbi del bar. Ecco, quindi abbiamo deviato un pochino, però il punto è bello, perché noi siamo questo, non siamo oggetti che si possono registrare, chiamare per un nome, perché poi io non sono l'unico santo. Qui in Calabria io mi hanno dato un nome santo perché il mio nonno si chiamava santo. In Calabria il primogenito prende il nome, però il mio nonno ce l'aveva, il cugino ce l'aveva, non è originale. Grazie. Nella... Yeah, grazie. Questo... Argento? Yeah? Yeah. Ok, qui, insomma, questo è bello anche, però già ho menzionato queste cose, perché si riscontrano sempre i numeri 3, 4, 7, 12, 40 delle Sacre Scritture. Sì, beh, sì. Dopo di questa presentazione sapremo un po' più benissimo perché. Però questo genio qui, Alvin Boyd Kuhn, poi se lo volete ve lo scrivo, Alvin Boyd Kuhn, nel suo libro chi è questo re di gloria, insomma chi è questo Gesù, proprio chi è, e lui ha approfondito l'argomento proprio meglio di
qualsiasi altro. Questo è un libro proprio grosso per me. Sì, ed è l'ho letto due volte, tanto che era profondo. E queste sono le mie, così faccio con i miei libri. Però lui ha spiegato, proprio come sto spiegando, chi è il Signore, chi è questo Signore, sempre il re dell'eclittica. Dell'eclittica. Mi sentite? Tutti? Abbastanza. Devo alzare la voce? No, c'era solo un po' di rumore. Sì. Qui questo punto è prezioso. La natura suona un 7K octave, un'ottava di sette chiavi, di sette note. La natura, la materia, madre, materia, materiale, via dicendo. E la mente divina suona un diapason di 12 chiavi, note. Questo è anche bello. Qui spiega che lo spirito che viene dall'alto deve per forza dividersi, cioè differenziarsi, mentre come l'acqua, una nube per esempio che getta giù dell'acqua, oppure dice l'esempio di un albero, il tronco di un albero, e poi c'ha tutti i rami, ramicelli, e le foglie. Quindi lo spirito ha un tronco, e dice anche il cuore è il centro del sangue, però le vene vanno per tutto il corpo, differenziato e portato per tutto il corpo. Quindi così dice lo spirito che scende dall'alto, ha prima si differenzia in tre, poi in quattro, poi in dodici. E così l'universo compie tutto ciò che deve compiere, l'universo pensante. Qui sono i corpi, questo è il fisico, è il sette, questa è l'ottava, o le sette note che abbiamo dentro di noi, quella qui è la luna, e questo è Cronos, la corona, Cronos. Qui c'è i corpi, fisico, qui c'è eterico, il primo, poi c'è emozionale, astrale, celestiale, mentale, non capisco l'inglese che vuol dire temporale, poi causale. Allora qui c'è più o meno sette mondi, sette corpi, il corpo è contemplativo, potrebbe essere. Yeah, I think so. E questi sono i corpi nei quali viviamo contemporaneamente, che viviamo in questo fisico. Perché qui quando un medico apre il corpo non trova emozioni, non trova pensieri, non si trovano, perché esistono in un altro reame, in un altro corpo sottile. Qui c'è tutti i chakra, non tutti, ce n'è molto di più, però questi sono quelli fisici che vediamo con i sensi limitati. Poi si va in un'altra ottava spirituale, si arriva a Satya Loka. Qui, questa chakra, la quarta, sopra la testa, qui si uniscono le anime gemelle, se non prima. Si possono unire qui, anche in questo piano, però l'ultima tappa, proprio l'ultima, è qui. Qui si ha l'immortalità. Sotto questa chakra si ha solo i semi dell'immortalità. Però qui, quando si uniscono le anime, che Giove dice che lui è quello che spacca le anime in due, affinché sempre uno va in cerca dell'altro, saranno divisi gli uomini. Giove si vanta di far quello. Sono tutti i pianeti che fanno quello. Ci mettono delle condizioni. Qui inizia il cammino, il percorso che abbiamo deciso di fare. Questo è l'uovo. Notate il colore? Aurefico, di oro. Questo è l'uovo cosmico. E noi sempre andiamo in giro in questi uovi, queste uova. L'uovo cosmico. E ora vediamo
la trasmigrazione dell'anima da quell'uovo al Cristo asceso, l'eroe ritornato al suo regno. Ognuno di noi che ricorda chi è, si ricorda di essere divino, si ricorda che non è un oggetto che si può dare un nome, e ritorna e prende questo cammino e segue il Signore nei cieli, il sole, perché lui sempre va diretto, ascensione retta, mai va in declinazione e mai fa retrogrado. Retrogrado? È sempre diretto, sempre diretto su quella linea, mai in declinazione. Quindi lui è il fedele. La Bibbia dice che Dio ci ha dato il figlio suo come esempio per seguire le sue orme, perché questo è la scienza perfetta della luce. Qui la primavera, l'agnello simboleggia il bianco, la lana pura bianca simboleggia la purezza della stagione della primavera, l'infiorire, vedi i campi pieni di fiori, l'ariete di Dio, l'agnello di Dio che ci salva dai peccati. Ci sono quattro Vangeli, quattro crocifissi, oppure come si dice in inglese, qui l'equinozio si chiama, la Pasqua si chiama Pass Over, sì, perché quando il sole passa oltre, anzi noi diciamo Pasqua, passa qua, sì, la Pasqua sempre succede ogni anno la prima domenica dopo la prima luna piena, dopo che il sole passa qua, 21 di marzo. Ascensione retta del sole, 0 gradi. Perché qui sopra i giorni sono più lunghi della notte, qui sotto le notti prevalgono, sono più lunghe. Quindi quando prevale il sole, infine, si celebra che la Pasqua è la la risurrezione del Cristo, il sole. In astrologia questa è l'esaltazione. Risuscitare, esaltare, stessa parola, differenti scienze. Quindi ecco perché si mangia, i giudei qui mangiano l'agnello, sì, della Pasqua, ecco perché. E i cristiani celebrano il matrimonio dell'agnello, la Pasqua. Prima si mangiava per la quaresima, qui ci sono 40 gradi, che in inglese si chiamano Lent. Lent vuol dire allungarsi, perché qui i giorni si allungano e sono 40 i giorni, quaresima, e si mangia ogni venerdì la carne di pesce, no? Perché si è sotto